i ragazzi di Prascorsano. Ed eccoli rientrare in campo, disturbati dai disturbatori che non lesinano sicuramente la quantità d'acqua con cui bagnarli. Prima ancora la piscina. Letteralmente scaraventata sulla palla di paglia dal concorrente di Prascorsano. Il passaggio all'interno del tubo, dove ad attenderli c'è un fragoroso lavaggio, la corsa ad ostacoli, ancora una salita sterrata per i concorrenti, come vedete. E mentre attendiamo che si prepari, anzi è già pronta la squadra di Bairo, io voglio fare un applauso a questa ragazza di Prascorsano. Ciao, come ti chiami? Greta. Greta. Bravissima Greta, bravissimi anche i tuoi colleghi. Bairo è pronta, Bairo è pronta, quindi ci siamo. 3, 2, 1... E tra l'altro per Bairo è una prova molto importante, perché su questa prova Bairo gioca il jolly. Come avete avuto modo di notare, le squadre sono composte miste, quindi due uomini e una donna obbligatoriamente. Eccoli che spuntano dai disturbatori. Disturbatori che tra l'altro si stanno disturbando a vicenda. Vedo due caschetti, eccoli qua. Anche gli altri due concorrenti di Bairo. E tutti hanno attraversato l'area dei disturbatori. Che più che un disturbo è stata una vera e propria guerra, perché li hanno massacrati d'acqua. Intanto il primo concorrente di Bairo è già sul muro di rotoballe, vediamo se prosegue o se aspetta i suoi compagni, ma credo aspetti. Compagni alle prese con una salita breve ma ripidissima, fatta apposta per spezzare le gambe una volta in più. Cade ma si rialza subito la ragazza di Bairo, fatele un applauso.
un salto ed è già sulla rotoballa. E anche l'ultimo concorrente è sulla rotoballa. Sta arrivando allora anche Bairo. Eccoli, uno, arriva anche la ragazza. Ed eccoli arrivati con un tempo di 3 minuti e 19. Bravissimi. Molto bravi anche loro. Voglio parlare un secondo con la ragazza di Bairo. Come ti chiami? Valeria. Valeria, quanto è faticoso questo percorso? Tantissimissimo. Abbiamo notato. Poi quanta acqua, come se già non avessimo presa, pazzesco. Mi hanno massacrato. Sei stata bravissima. Bravi ragazzi. Perfetto, grazie Federica, ci siamo con Valperga. 3, 2, 1... Il motto di Valperga è Banzai, molto probabilmente, da come sono partiti, molto veloci peraltro, bravi. Una nota regolamentare per tutti i concorrenti: nell'attraversare i New Jersey bisogna fare almeno l'accenno di saltarli e non passargli in mezzo. Questa è una postilla regolamentare che dobbiamo per forza di cose chiarire, anche perché ci è già stata segnalata. Quindi bisogna saltare il New Jersey e non passargli di fianco. Ed ecco il gruppo compatto di Valperga che rientra in campo. Ed ecco i concorrenti di Valperga alle prese con il muro di rotoballe. Uno, due, cambiano la tecnica, saltano i due ragazzi. E praticamente alzano di peso la loro compagna. Ultime due rotoballe e poi avremo anche il tempo di Valperga. Anche Valperga appunto sta arrivando, il primo ragazzo aspetta i compagni. Ultimi sforzi, dai. Eccoli, con un tempo di 3 minuti e 46 secondi. Eccoli qua i ragazzi di Valperga, ragazzi fermi qua, non scappate.
Allora, com'è andata? Dura, ma è andata bene. E i disturbatori? Molto tosti. Abbiamo visto che siete partiti davvero decisi già dal primo colpo. Sì, la nostra tattica era di partire subito veloci per poi recuperare aiutandoci. Bravissimi, bravissimi. Abbiamo intanto Torre pronta a partire. Siete pronti, ragazzi? Tutto ok? Ci siamo? Possiamo andare? 3, 2, 1... Concorrenti che stanno affrontando l'interno del bosco prima di arrivare nella zona molto pericolosa dei disturbatori, che sono già pronti con le armi cariche per accogliere gli avversari. Ed ecco che spuntano i primi due caschetti, seguiti a ruota dal terzo, quindi i concorrenti di Torre rientrano in campo e vengono bagnati a dovere. Ecco i ragazzi di Torre uscire dall'autolavaggio, li vediamo alle prese con la salita, particolarmente affaticata la ragazza, che però non demorde, viene aiutata dai suoi compagni di squadra. Muro di rotoballe su cui la ragazza viene aiutata a salire per prima. Ecco la seconda concorrente, il terzo. Ultime due rotoballe e poi conosceremo anche il tempo di Torre. Ecco Torre che arriva. Ultimi secondi. Ancora qualche difficoltà. Poverina. Letteralmente scaraventata giù dalla rotoballa. Con 3 minuti e 44 chiude la gara del Paluk Torre. Ragazze, tutto ok. Le ci prime dicono parole, mai più, tutto posto, mai tutto più. A posto. Pensate sono, quanto è sofferente. Sono state mai più. Brave ragazze, glielo facciamo andato? Un bel applauso. Tosto, ma bello. Bravissimi. L'importante è divertirsi, con un po' di fatica, però. Ed eccoci pronti con Cuceglio. Ci siamo? 3, 2, 1...
pazza. Dio non ci vede, ma tu mi fai stare calma. E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud. Voglio una vita a melodrama, una vita da gitana. Dopo sbaglia, prima impara. Melodrama, melodrama. Non vuole serate di gala, una drama queen in sala. Voglio le serate staccata. Melodrama, melodrama. Era bello il cortile, era bello soffrire, con le spalle che scottano. Abbracciami ancora, prima di te. Volevo andare in Olanda, scappare via per diventare un'altra. Meno male che ormai non ci vivo più senza di te. Con quella faccia che fai, ma che faccia che c'hai. Amo, non vi sei, lo sapevi che ero un po' incasinata. Scusami se do il peggio di me. Dopo mi passa, Dio non ci vuole, ma tu non sai di che parla. E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud. Voglio una vita a melodrama, una vita da gitana. Dopo sbaglia, prima impara. Melodrama, melodrama. Non vuole serate di gala. Vedo i disturbatori armarsi, quindi mi sa che tra poco arriveranno anche i concorrenti di Cuceglio. Sì, intravedo un caschetto in mezzo al bosco. Forse qualche difficoltà. Eccoli, rientrano in campo tutti e tre. Naturalmente la quantità di acqua che li accoglie è impressionante come al solito. Ancora qualche difficoltà per la concorrente di Cuceglio. Fatele un applauso, pubblico! Notate il sadismo dei volontari dell'AIB che nonostante tutto fanno il loro dovere. Immagino che la loro regola sia bagna tutto quello che si muove. E ne approfittiamo, Andrea, per dedicare un applauso agli uomini dell'AIB che hanno collaborato in maniera fantastica per allestire questa battaglia dei Paluk che conclude questa tre giorni ai Games qui a Forno Canavese. Veramente affaticata la ragazza di Cuceglio. Sull'ultima discesa si è lasciata scivolare. Adesso vediamo, immagino che gli altri due concorrenti l'aiuteranno a oltrepassare il muro di rotoballe. Poi ultimi due ostacoli e questo percorso, questa battaglia che sta diventando quasi una tortura per lei sarà finita. Guarda che
Un'ottima idea. La ragazza viene aiutata facendole scaletta per oltrepassare la penultima rotoballa. Vediamo se questa tecnica verrà ancora utilizzata sull'ultimo ostacolo. Addirittura lo scalino doppio. Grande aiuto! E quindi la ragazza di Cuceglio è la prima a superare l'ultimo ostacolo. Bravissima. E col secondo e il terzo su cui verrà preso il tempo. Bravi. Vi dico il tempo, 6 minuti e 02 per Cuceglio. Un grande applauso. Bravi, bravi ragazzi. Allora, anche tu esordisci con Mai Più? Mai Più. Mai Più. Mi alleno, prossimo anno ci riprovo. Bene, perfetto, avete visto? Mi alleno, il prossimo anno ci riprovo. E siamo con Rivarolo. Siamo pronti ragazzi? 3, 2, 1... Massimo, volevo solo interromperti un secondo per dare la classifica parziale. Allora abbiamo Cuceglio, a salire Valperga, Torre, secondo posto Prascorsano, primo attualmente Bairo. Allora, mentre aspettiamo questo momento di pausa, volevo chiedere, ma vi state divertendo? Vi piacciono i Games? Me lo fate un applauso? Glielo fate un applauso ai ragazzi dei Games che da mesi lavorano per disegnare questa 3 giorni che è stata fantastica. Grazie a loro, ma soprattutto grazie a voi che ci avete fatto davvero vivere una 3 giorni bellissima. Intanto Massimo, abbiamo il rientro in campo dei giocatori di Rivarolo e tra l'altro una piccola curiosità, ogni passaggio vedo tra i disturbatori sempre più torsi nudi, quindi immagino che anche loro di acqua ne stiano prendendo non poca. Anche perché Andrea, non so se hai notato, ma l'acqua la tirano tra di loro. Continua a scorrere anche quando non ci sono concorrenti, quindi voglio dire... si allenano, ecco. Diventano sempre più bravi. Ricordo ancora il suono click boom boom boom. Senti il mio cuore fa così boom boom boom. Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom. Prendi la mira baby click boom boom boom. Boom, boom, boom. Sai che dentro un mare nero che si illumina. Sei capace a trasformare il male in musica. E ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni in autostrada. Perché sei la mia condanna e la cura. Se non mi importa di te. Ed eccoli aiutarsi sull'ultima salita. Giù veloci sulla discesa e poi muro di rotoballe. Penultimo ostacolo per Rivarolo e poi avremo anche il loro tempo. Ecco Andrea, arrivare la prima ragazza, bravissima, e compagni a seguire.
Devo dire che Rivarolo è stato veramente abbastanza compatto fin da subito. Con 3 minuti e 58 secondi chiude la sua gara. Brave. Bravissime le ragazze. Che è stata scaraventata letteralmente giù dalla rotoballa, è vero? Sì. Ti sei divertita? Sì, molto. Benissimo. Se siamo ride va tutto bene. Se ancora ride va tutto bene, no? E siamo pronti con Fabria. Ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1. Come paprika, dimetti il fumo e pure l'anima, spari su un cuore che già sanguina. One shot, no more, no, no. E giro una dove capita, me l'accendo per nascondere una lacrima. Agli occhi rossi come paprika. E mentre attendiamo i concorrenti al passaggio dai disturbatori, diamo un'occhiata veloce alla classifica provvisoria prima di questo gioco. Rivara 267 punti, Pertusio 245, Forno 242, Prascorsano 219, Valperga 200, Quornier 183, Busano 173, Fabria 172, Torre 171, Levone 161, Cuceglio 157, Bairo 143, Rivarolo 141, Frassinetto 139, Canischio 130. Come vedete le posizioni sono ancora tutte da decidere, quindi quanto mai importante quest'ultimo gioco della battaglia dei Paluk. Come paprika, mi metti fuori pure l'anima, spari su un cuore che già sanguina. One shot, no more, no more. E giro una dove capita, me la accendo per nascondere una lacrima. Ho gli occhi rossi come paprika. No love, no love, no more, no no. Ed ecco il concorrente di Fabria che letteralmente si sdraia per terra per aiutare la sua compagna in difficoltà sull'ultima salita. Ed eccoli qua, discesa, muro di rotoballe, primo concorrente di Fabria sul muro di rotoballe. La ragazza viene letteralmente alzata di peso, ma è comprensibile, è veramente difficile questo percorso che è stato tracciato. E ecco, anche l'ultimo concorrente di Fabria oltrepassa il muro delle rotoballe, penultimo ostacolo, e tra poco avremo il tempo. Purtroppo la ragazza di Fabria cede, ma siamo alla fine. Ultimi secondi. Questa. Letteralmente scaraventata. Ci Eccoli siamo. Qua. Fabria chiude la gara con 4 minuti e 02. Tutto ok ragazzi? Sì.
E siamo con Levone. Pronti ragazzi? 3, 2, 1, via! Ed ecco i concorrenti di Levone riemergere dal bosco, accolti ovviamente dai getti d'acqua dei disturbatori. Ed ecco i concorrenti di Levone alle prese con l'ultima salita. Stavamo commentando che quando i concorrenti arrivano alle prese con il muro di rotoballe sono veramente l'emblema della sofferenza. Ed ecco, primo concorrente di Levone sulle rotoballe, sul secondo e via il terzo. Ecco arrivare i concorrenti di Levone in super sprint con due donne in testa, bravissimi. Chiudono il giro con 4 minuti e 14 secondi. Allora, come va ragazze? Bene, bene. Vi siete divertite? Sì. Quante volte l'avete provato? Nessuna. Nessuna? Allora devo dire che siete stati bravi. Bravissimi. Allora, Ozegna, siamo pronti? 3, 2, 1... Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa.
gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana. Che follia, sudamericana. Sudamericana. Andare via, via. Via prima di farci a pezzi. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. E la notte mi sbrana. Quando parli mi fai perdere i sensi. Voglio ricoprirti di gioielli. Nessuno può farti complimenti. Non hai sentimenti. A me piaci così, con tutti i tuoi difetti. Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto. Vengo da Roma 100, è pazza del mio accento. Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello. Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo. Ed ecco il primo concorrente di Ozegna, seguito dai suoi compagni di squadra e naturalmente accolto dall'acqua dei nostri disturbatori. Troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. E la notte mi sbrana. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. E la notte mi sbrana. Ed ecco la prima concorrente di Ozegna alle prese con l'ultima salita. Qualche difficoltà per l'altra ragazza che viene aiutata dal suo compagno di squadra. Ultimi sforzi, discesa fatta come uno scivolo. Immagino che le gambe diventino pietra a questo punto. Muro di rotoballe in cui la ragazza viene aiutata dal suo compagno di squadra. Ecco arrivare la prima ragazza di Ozegna. E anche la seconda supera il muro delle rotoballe. Forza ragazzi, ultimi metri. Facce sfinite, veramente. Bravi ragazzi. C'è il dolore nella faccia delle ragazze di Ozegna, veramente tosta. Siete stati comunque bravissimi con un tempo di 4 minuti e 14 secondi. Bravi. E noi sulla linea di partenza siamo già pronti con Frassinetto. Tutto ok ragazzi, possiamo andare? 3, 2, 1. Mi sembra fatta quando tutto cade. E siamo soli che vogliamo fare. D'ora tutto cambia la tua faccia pure. Questo amore stanco, trovato le cure. Un applauso per le ragazze di Ozegna. Sto con una bel di giro in Mercedes Benz. Non voglio negarti che penso ancora a te. Non penso alle altre ma soltanto a me e a te. Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Vetrine
Allora, Christian, Massimo mi chiede se può fare il percorso. Sì, deve farlo, dicono. Voi due vi siete messi d'accordo? No. Io non ho sentito. È vero che non avete sentito voi, ragazzi, eh? Non devo fare, io devo, ho il microfono, devo fare gli speaker. Però se lo faccio io lo fa anche lei. Va bene. Perfetto. No, non è vero. Intanto i ragazzi di Frassinetto sono già alle prese con la piscina. Dobbiamo dire che Frassinetto non sta andando male, eh? Allora non sono solo bravi a bere beer. O magari è proprio quello il segreto. Hai ragione. Non ci avevo pensato. Arrivano l'ultima salita, leggermente affaticati, ma comunque ben saldi sulle loro gambe. Passa avanti il ragazzo sul muro delle rotoballe. Ecco arrivare Frassinetto. Anche il terzo concorrente ha superato il muro delle rotoballe. Tra poco avremo il loro tempo. Bravissimi. La ragazza con l'ultimo sprint, sperando non mortale, passa la rotoballa. Ecco, bravi. Bravissimi. Con un punteggio di 3 minuti e 24 secondi. Si aggiudicano la seconda posizione parziale. Terza, scusa, rettifico, terza. Ed eccoci pronti con i ragazzi di Canischio. Pronti ragazzi? 3, 2, 1. Perdona, si me innamora sta traizione. Ay, 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 mi cama. La otra noche te vi con mi pana. Así se pone duro, 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 duro. Con esto me matas. Allora, intanto ruberei qualche secondo per dire la classifica parziale. Abbiamo le 10 squadre. Per ora, ultimo posto, Cuceglio. A seguire, Ozegna, Levone, Favria, Rivarolo, Valperga, Torre, attualmente sul podio Frassinetto, Frascorsano e in testa ancora Bairo. Ed ecco il primo concorrente di Canischio uscire dal bosco insieme con i suoi due compagni di squadra. Yo
Un po' affaticati i concorrenti di Canischio sull'ultima salita. Facciamogli un applauso, dai! Scaletta per salire sul muro di rotoballe. Qualche difficoltà. Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. Ed eccola passare l'ostacolo. Ancora una volta Scaletta. Vediamo arrivare la prima ragazza di Canischio, che però aspetta i suoi compagni. Eccoli! Con uno sprint siete arrivati. Lasciami stare nel tuo temporale, se grandini. Bravi, vai! Tagliami il cuore se vuoi con un paio di piano. Orbici. Ci fate venire paura oggi. E gli dico tutto. Allora, Canischio chiude con un tempo di 4 minuti e 39 secondi. Molto bene. E se avete notato, amici, dei tre, quello che rischia di più è il secondo che arriva qua. Perché il primo salta, il terzo è ancora dietro, quello che è in mezzo viene letteralmente scaraventato giù. Quindi, allora, e siamo con la compagine che guida attualmente la classifica generale dei Games, con Rivara. 3, 2, 1. Disturbatori già con le bacinelle in mano, perché ecco che arrivano i concorrenti di Rivara, entrano in campo. Qualche difficoltà prima della piscina. L'ultima salita, la ragazza è in difficoltà, vediamo un po', discesa, l'ultimo grosso ostacolo, il muro di rotoballe, quello di Rivara è per ora un tempo direi molto buono, vediamo,
Vediamo cosa riusciranno a fare. Penultimo ostacolo, in cui la ragazza viene letteralmente lanciata come un pacchetto postale. Ultimo ostacolo, vediamo, vediamo, perché potrebbe essere un tempo ottimo. Vediamo, vediamo, vediamo. E finisce Rivara. Passa in testa Rivara con 3 minuti e 09. Complimenti ragazzi, complimenti. È stata durissima, ma siete stati davvero bravi. Dai. Lo rifaresti? Lo dico dopo. Andiamo avanti, c'è con noi Pertusio. Siamo pronti? Allora ragazzi, 3, 2, 1. Disturbatori con le bacinelle in mano, il primo concorrente di Pertusio entra in campo e a breve distanza anche gli altri due. Ed ecco i concorrenti di Pertusio alle prese con l'ultima salita. Ragazza letteralmente trascinata. Eccoci qua, scaletta sul muro di rotoballe. Ecco arrivare Pertusio. E non stavo in piedi. E
eccoli, uno e i ragazzi in coda chiudono con 4 minuti e 06. E adesso, amici di Forno, ci sono i vostri, vi facciamo sentire, eh? Dai ragazzi, sono di parte. Ci siamo? 3, 2, 1. E Forno ha giocato il Jollin, questo ultimo gioco della battaglia dei Paluk. Velocissima il concorrente di Forno. Soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te. Di te. Quando non c'eri, passavano i mesi. Ragazzi, tutto bene? La ragazza? Noi ci preoccupiamo. Ci fate prendere dei colpi ogni volta che le ribaltate giù. Disturbatori con le bacinelle in mano, quello di Forno si prospetta essere un tempone. No, ma non so se avete notato, invece di fare i disturbatori per chi è in gara in questo momento, si sono disturbati a vicenda loro. È stata una battaglia a colpi di gavettone, ma fra di loro praticamente. I concorrenti di Forno non dico che sono passati indenni, ma quasi. Concorrenti di Forno che tra l'altro si apprestano, direi, a battere il record di Rivara in un tempo ottimo all'ultima salita, 2 minuti. Vediamo adesso l'ultimo ostacolo veramente complicato, il muro delle rotoballe. Dai ragazzi, ultimi metri. Dai ragazzi. Direi che non c'è storia. Chiude Forno col miglior tempo. 2 minuti e 44 secondi. Bravi! Complimenti, complimenti ragazzi. Complimenti davvero. Bravissimi. Vale, sei una forza della natura. Dici il tuo segreto. La droga. La droga. Lo sapevi che si drogasse? Sì, lo sa, è contento. Se funziona. E siamo pronti con Busano, ragazzi. Quindi Forno ha capitalizzato al meglio il jolly che ha giocato. Bravi, bravi davvero. Busano, siamo pronti? 3, 2, 1. D'argento sopra ad un guanto di seta. Lei odia le foto, sei una moto che vado forte e basta. Scappa da un dio che parla, il gergo della malavita. Malavita, 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 ti rivela sempre un mare di cose. Sotto i veli delle giovani.
E abbiamo il primo concorrente di Busano, già alle prese con i disturbatori. Vediamo quando arriveranno anche gli altri. Entrano in campo in questo momento i concorrenti di Busano. Il passato è una serpe in sé, non sa di. Solo l'amore. Tu sorridi ma nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarmi non è facile. Ed ecco i concorrenti di Busano alle prese con l'ultima salita. Discesa, muro delle rotoballe. Buonissimo tempo anche per loro. Con 3 minuti e 06 chiude il suo percorso del Paluk Busano. Bravissimi. Ed eccoci amici all'ultima sfida con la squadra di Cuornier. Pronti ragazzi, concentratissimi, 3, 2, 1. Ed ecco il primo concorrente di Cuornier in campo, seguito dai suoi compagni di squadra. Qualche difficoltà per la ragazza di Cuornier. Ottimo tempo anche per Cuornier. Oh,
ragazzi, ultimi metri. Dai. L'ho beccata in discoteca. Dai ragazzi. Con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato. Bravissimi. Ultimo. Bravi. Con 2 minuti e 51. Ottimo tempo per Cornier. Bravissimo Cornier. Senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi